Con una diversità attuale di 3.900 specie, i serpenti sono uno dei gruppi di rettili di maggior successo del pianeta. Questi animali allungati, privi di zampe e di artigli, si sono adattati a molti climi, ambienti e nicchie ecologiche. Esclusi i poli e alcune isole, i serpenti vivono praticamente ovunque, dalla terraferma al mare aperto, dalle cime degli alberi ai deserti sabbiosi. Eppure, le origini di questo specializzato gruppo di squamati sono ancora in parte avvolte nel mistero. Questa è la storia evolutiva dei serpenti, un'esplosione di forme, di adattamenti e di strategie di sopravvivenza estreme. Vi mostreremo l'aspetto dei loro antenati vissuti durante l'era dei dinosauri e scopriremo come questi sono cambiati nel corso di milioni di anni. Assisteremo all'ascesa dei rettili che dall'alba dei tempi ci affascinano e ci spaventano e che sono l'ispirazione di innumerevoli racconti, miti e leggende. I serpenti, chiamati anche ofidi, sono animali davvero curiosi. La totale assenza di arti in tutte le specie attuali potrebbe farci pensare ad uno scherzo dell'evoluzione, ad una sorta di svantaggio conferitogli come punizione da madre natura. Eppure il loro successo evolutivo parla chiaro. Come detto all'inizio, di serpenti ne esistono quasi 4.000 specie. Per fare un confronto con altri rettili, le tartarughe oggi sono rappresentate solo da 360 specie, mentre i coccodrilli arrivano appena a 26. Secondo le moderne classificazioni, basate sul confronto delle strutture anatomiche, i serpenti non sono altro che un gruppo altamente modificato e specializzato di lucertole. Le lucertole, o sauri, oggi contano più di 10.000 specie. Ciò fa dei serpenti una delle tante linee evolutive di successo di questo importantissimo gruppo di rettili. Non tutti i serpenti hanno dimenticato le loro origini, ritenendo alcuni tratti che noi definiremmo primitivi. Pitoni e boa hanno ancora bozzi di arti posteriori, che per di più sono rimasti funzionali. Si tratta di minuscole dita artigliate, note come speroni anali, usate per afferrare la femmina durante l'accoppiamento. Le famiglie Leptotiflopide e Tiflopide possiedono anche resti della cintura pelvica, che appaiono come proiezioni cornee quando visibili. Potrebbe sembrarci strano che una specie risulti avvantaggiata dalla perdita di una delle caratteristiche distintive del suo gruppo. I serpenti, infatti, come tutti i rettili, appartengono al grande gruppo dei tetrapodi, parola che significa quattro piedi, e che lascerebbe intendere che tutti gli esponenti del gruppo presentino tale caratteristica vantaggiosa. Anfibi, rettili, uccelli e mammiferi appartengono tutti a questo importantissimo gruppo di vertebrati. Ma non bisogna necessariamente avere quattro arti per farne parte. Chi discende da un tetrapode provvisto di quattro arti sarà sempre un tetrapode, non importa il numero o l'entità delle modificazioni subite. I serpenti sono tetrapodi tanto quanto lo sono le rane, i kiwi, gli esseri umani o le balene. La chiave per comprendere la profonda origine dei serpenti risiede nei più antichi vertebrati terrestri. Tutti i tetrapodi discendono da antichissimi pesci che circa 380 milioni di anni fa iniziarono ad avventurarsi sulle terre emerse, adattandosi gradualmente a spostarsi sulla terraferma. Questi antichi pesci erano ancora capaci di nuotare piegando lateralmente la colonna vertebrale. I loro discendenti completamente terrestri hanno ereditato questo modo di spostarsi in avanti, modificandolo e adattandolo al loro stile di vita terricolo. Ancora oggi, anfibi come le salamandre e rettili come lucertole e coccodrilli camminano sulla terraferma piegando lateralmente la colonna vertebrale e alzando una coppia di arti di entrambi i lati del corpo per volta, una reminiscenza dei movimenti compiuti dai primi pesci terrestri. Questa andatura è diversa da quella di molti mammiferi, che per deambulare possono spostare prima gli arti dello stesso lato e poi quelli dell'altro, cosa che gli consente di risparmiare energia. E, fatto più importante, mentre avanzano i mammiferi non flettono lateralmente le vertebre della schiena. In questi animali osserviamo infatti una condizione nuova, altamente modificata, della zona del dorso. Tra gli squamati, i serpenti non solo non hanno mai acquisito questo efficiente modo di camminare, ma addirittura hanno optato per la riduzione progressiva degli arti. La flessione laterale della colonna vertebrale si rivelò quindi utile per una nuova funzione, cioè quella di produrre movimenti ondulatori del torace in grado di generare direttamente la spinta necessaria a spostarsi in avanti. Non importa in quale mezzo, su terreni compatti, sulla sabbia, sugli alberi
in acqua e persino in aria. Ma quali vantaggi evolutivi può offrire la riduzione degli arti? Una spiegazione popolare dell'origine dei serpenti vede questo gruppo discendere da antenati fossori, cioè in grado di scavare e di vivere sottoterra. Allo stesso tempo, uno stile di vita simile avrebbe favorito una perdita progressiva degli arti. Infatti, arti troppo allungati e robusti impediscono ad un animale di muoversi in maniera efficiente entro tunnel e anfratti, facendogli correre il rischio di rimanere incastrato in spazi troppo stretti. Tuttavia, né le caratteristiche anatomiche dei parenti estinti dei serpenti né altre osservazioni ci forniscono prove per irrobustire questa ipotesi. Quali altri scenari possiamo prendere in considerazione, basandoci sulle relazioni di parentela dei serpenti con le altre lucertole? Secondo le moderne classificazioni, i serpenti sono molto più imparentati con gli estinti mosasauri che con i varani, ed appartengono al clade di lucertole chiamato Pitonomorpha. Questo gruppo, istituito da Edward Drinker Cope già nel 1869, si divide in due grandi sottogruppi, i mosasauroidi e gli ofidiomorfi. Al primo appartengono tutti i mosasauri e i loro parenti stretti. I serpenti, ovvero i rappresentanti del clade Serpentes, appartengono invece agli ofidiomorfi. La coda dei mosasauri terminava in una grande pinna verticale che forniva la spinta idrodinamica durante il nuoto, forse insieme agli arti modificati in pinne. I movimenti oscillatori della colonna vertebrale in questi animali erano stati quindi riutilizzati per il nuoto, esattamente come accade oggi nei varani acquatici. Dato che anche i mosasauri discesero da antenati terrestri, il miglior scenario per spiegare l'origine dei serpenti è quello della vita sulla terraferma, con successive radiazioni marine in entrambi i cladi di lucertole pitonomorfe. I mosasauri acquisirono specializzazioni acquatiche estreme, mentre gli ofidi persero gli arti ed acquisirono molti stili di vita differenti. I primi serpenti probabilmente non vivevano sottoterra, bensì in superficie. Lo scenario degli antenati fossori sarebbe quindi da scartare. Ma è bene tener presente che non conosciamo molti dettagli di questa fase cruciale della loro storia evolutiva. Purtroppo esistono solo pochi resti ben conservati di serpenti risalenti al Mesozoico. Le loro ossa, così fragili e delicate, non si fossilizzano bene, lasciando agli scienziati resti spesso incompleti e pochissimi indizi per ricostruire il loro passato. I primi arcaici serpenti erano probabilmente delle lucertole con una coda lunga e quattro arti, ma possedevano già una morfologia del cranio specializzata, che forse ricordava vagamente quella delle specie attuali. Un possibile analogo odierno di queste prime forme è lo strano lantanoto del Borneo, un varanoide semiacquatico che, proprio come i serpenti, è privo di un foro auricolare esterno. Non abbiamo resti fossili per stimare il periodo in cui comparvero le specializzazioni del cranio tipiche dei serpenti, ma è probabile che esse siano da collocare in un intervallo di tempo antecedente al Giurassico Medio, cioè più di 170 milioni di anni fa, o forse addirittura più di 230 milioni di anni fa, nel Triassico Superiore. Tra Giurassico Medio e Cretaceo Inferiore comparvero i serpenti più antichi conosciuti. Il più antico di tutti è Eophis, che visse circa 170 milioni di anni fa in quella che è oggi l'Inghilterra. Nonostante i suoi resti siano piuttosto frammentari, questo genere presenta la morfologia cranica tipica degli ofidi. Probabilmente Eophis riteneva almeno gli arti posteriori. È da forme simili che ebbero origine tutti i serpenti di tipo moderno. La scoperta di Tetrapodophis, avvenuta nel 2015 in Brasile, fece inizialmente scalpore nel mondo accademico. I suoi resti, perfettamente conservati, mostravano un corpo allungato, ma provvisto ancora di tutti e quattro gli arti, seppur ridotti. Il fossile, risalente al Cretaceo inferiore, circa 120 milioni di anni fa, divenne noto per essere il primo serpente con quattro zampe mai scoperto. Ma in un recente studio sono state analizzate nuovamente le sue caratteristiche scheletriche. Tetrapodophis è risultato essere una forma convergente con i serpenti. In particolare si tratta di un mosasauroide della famiglia dei Doricosauridi, cioè di una lucertola acquatica strettamente imparentata con i mosasauri del Cretaceo superiore. Gli ofidi di tipo moderno comparvero verso la seconda metà del Cretaceo. In forme simili a Najash, che visse nei deserti dell'Argentina di 95 milioni di anni fa, gli arti anteriori erano completamente scomparsi. Ma quelli posteriori, sebbene ridotti, erano ancora presenti e connessi al bacino.
Altri serpenti fossili risalenti al Cretaceo, come Pachyrhachis, rinvenuti in strati leggermente più antichi di quelli di Najash, erano dotati di zampe posteriori, ma erano chiaramente forme marine e le zampe non erano del tutto articolate col bacino. In ogni caso, nel Cretaceo superiore erano già presenti serpenti simili a quelli attuali. Il genere di Nilisia risale a circa 90 milioni di anni fa. Ma quali sono le origini genetiche dei tratti distintivi dei serpenti? Grazie agli studi del DNA è stato possibile comprendere l'origine di alcune importanti modificazioni a cui andarono incontro i serpenti nel corso del Mesozoico. La perdita delle zampe anteriori fu causata da mutazioni avvenute a livello di particolari segmenti del genoma, che regolano lo sviluppo delle varie parti del corpo, in questo caso degli arti. Ma ben prima della perdita degli arti, vi furono delle modificazioni nel gene Ox responsabile dello sviluppo del torace, che resero dominante la sua espressione rispetto a quella dei geni che controllavano gran parte delle restanti vertebre. Di conseguenza, tutte le vertebre localizzate anteriormente rispetto agli arti posteriori si trasformarono in elementi del torace, ad eccezione di alcune vertebre del collo. In altre parole, ancora oggi la maggior parte dello scheletro di un serpente è un torace estremamente allungato, mentre il collo e la coda sono ridotti. Potrà sembrare sorprendente, ma le zampe sono state perse indipendentemente in oltre 30 diversi gruppi di tetrapodi. I serpenti, infatti, sono solo i più famosi ad aver perso gli arti. La loro caratteristica distintiva non è nemmeno il corpo allungato. La vera differenza tra i serpenti e gli altri rettili sta nel loro cranio, estremamente mobile e snodato, che consente loro di ingoiare intere le prede. Un altro caso noto di forme prive di arti fra gli squamati sono gli orbettini, i quali non sono strettamente imparentati con i serpenti, anche se ci assomigliano molto. Si tratta di lucertole della famiglia degli anguidi, distinguibili dai serpenti per la presenza di palpebre mobili, caratteristiche assenti in qualsiasi serpente. L'acquisizione indipendente di tratti simili in animali evolutivamente distanti è nota come convergenza evolutiva ed è il risultato di pressioni evolutive simili o di stili di vita analoghi. Anche i gechi hanno sviluppato forme con arti ridotti o totalmente assenti. I pigopodomorfi sono gechi estremamente simili ai serpenti. Bisogna notare la presenza dell'orecchio esterno o la lingua non biforcuta per capire che non ci troviamo davanti ad un ofide. Un caso emblematico di convergenza evolutiva verso forme senza zampe è quello delle anfisbene. Questi squamati sono poco conosciuti a livello popolare e spesso vengono scambiati per degli strani serpenti dagli osservatori meno esperti. Possiamo distinguere le anfisbene dagli ofidi grazie al loro caratteristico stile locomotorio da lombrico, che consiste in una serie di onde di compressione che si propagano lungo il loro corpo senza che questo si pieghi. Le anfisbene sono tutte prive di arti tranne un genere, Bipes, che utilizza i suoi curiosi arti anteriori muniti di artigli per scavare nel terreno come fosse una talpa allungata a dismisura. Al di fuori del grande gruppo dei rettili troviamo ulteriori forme simili. Le cecilie, anfibi del gruppo degli apodi, non avendo arti, sembrano in tutto e per tutto dei serpenti con la pelle umida. L'evoluzione di un torace allungato e flessibile permise ai serpenti di uccidere la preda per costrizione. In questa modalità di predazione, la preda viene avvinghiata e stritolata dalle possenti spine del serpente. Tradizionalmente si ritiene che la morte sopraggiunga nell'arco di pochi minuti per soffocamento. Ma uno studio recente suggerisce uno scenario diverso. È possibile che questi rettili generino una forza tale da bloccare direttamente il flusso sanguigno della vittima, che quindi morirebbe per arresto cardiocircolatorio. Non potendo utilizzare gli arti, i serpenti svilupparono nuovi tipi di deambulazione, facendo presa sul terreno con le squame del ventre. Si formò così l'equivalente del battistrada di uno pneumatico. Infatti la pelle degli ofidi non è mai viscida. Le squame sono semplicemente lisce e grazie alla loro disposizione, all'occorrenza possono formare una superficie ruvida, ideale per fare attrito e quindi generare una presa efficace sul terreno. Ognuno di questi metodi di locomozione comporta un uso differente delle coste, dei tendini e dei muscoli che muovono le squame, ma dipende anche dalla velocità, dal peso e dal tipo di superficie su cui si muove l'animale. La maggior parte dei serpenti è in grado di utilizzare tipi diversi di movimento all'occorrenza. Nel movimento ondulatorio laterale, il serpente fa forza sul terreno alternativamente con ogni parte del corpo, ridistribuendone continuamente il peso.
Si tratta quindi di una rivisitazione della locomozione dei pesci, in cui i colpi di pinna obliqui, complessivamente, fanno avanzare l'animale. Il movimento a fisarmonica, usato prevalentemente dai serpenti sotterranei, si basa sul gonfiare una parte del corpo, in modo da farla aderire alle pareti della galleria, proiettando in avanti l'altra. La torsione laterale, invece, è una forma di movimento usata prevalentemente da serpenti che vivono nei deserti o sulla sabbia smossa. Consiste nel lanciarsi sfiorando la superficie del suolo secondo un percorso obliquo. Questo tipo di locomozione permette al serpente di ridurre la superficie di contatto col terreno, evitando così di scottarsi o di sprofondare. I serpenti più pesanti, quando si spostano lentamente o inseguono una preda, seguono un movimento in linea retta, facendo forza con le squame del ventre sulle irregolarità del terreno. Questa concatenazione dà origine a un movimento ondulatorio rettilineo. I serpenti generalmente possono nuotare ondeggiando in acqua, ma quelli marini hanno adattamenti specifici per il nuoto, quali un corpo idrodinamico, appiattito verticalmente, e una coda a forma di pagaia. Vi è poi un altro gruppo di serpenti che si è adattato ad appiattire il corpo per aiutarsi nel movimento, i serpenti volanti del paradiso. Queste specie vivono sulle alte chiome degli alberi e appiattiscono il loro corpo orizzontalmente anziché verticalmente per catturare l'aria dopo essersi lanciati nel vuoto. I serpenti volanti hanno un controllo talmente elevato da riuscire persino a cambiare direzione durante la planata. Un importante adattamento dei serpenti per ingerire il cibo senza masticarlo o smembrarlo è la capacità di aumentare a dismisura lo spazio all'interno della bocca. Nei primi serpenti si ebbe infatti la formazione di legamenti elastici che aumentarono la flessibilità del cranio. La mandibola si divise a livello del mento, consentendo un'apertura ancora maggiore. Un cranio con elementi capaci di muoversi indipendentemente fra loro è definito cinetico. Sebbene anche altre lucertole abbiano caratteristiche simili, i serpenti, in particolare le vipere, hanno portato questa mobilità all'estremo, evolvendo un cranio talmente cinetico da essere comparabile con quello di molti pesci moderni. Nel corso della loro evoluzione, i serpenti subirono altre importanti modificazioni. Ad esempio, persero il foro auricolare esterno. L'orecchio interno, invece, rimase intatto e funzionante. Ancora oggi, questi animali possono sentire sia le vibrazioni del suolo che quelle dell'aria, sebbene siano limitati a una stretta gamma di frequenze sonore, da circa 50 a 1000 Hz. Le palpebre dei serpenti si trasformarono in una squama trasparente posizionata davanti all'occhio. La lingua divenne biforcuta, consentendo ai serpenti di determinare con precisione la provenienza degli odori sfruttando l'organo di Jacobson, chiamato anche organo vomero-nasale. I serpenti attuali sono in grado di annusare l'aria inalandola normalmente dalle narici, ma è questo speciale organo olfattivo a fornire loro le informazioni più dettagliate. La lingua viene tirata fuori per campionare l'aria e raccogliere le particelle. Queste vengono poi trasferite all'organo di Jacobson, situato sul palato. In base alla quantità di particelle raccolte dalle due biforcazioni della lingua, il serpente riesce a capire quale direzione prendere per continuare a seguire l'odore. In seguito a tutte queste modificazioni, nel Cretaceo superiore si ebbe la comparsa definitiva dei serpenti moderni. Ma la loro storia di successi e di conquiste era appena iniziata. Molti gruppi di serpenti moderni ebbero origine in seguito alla scomparsa dei dinosauri non aviani, in parallelo alla radiazione adattativa dei mammiferi e degli uccelli. L'estinzione di fine Cretaceo si verificò 66 milioni di anni fa, a causa dell'impatto di un enorme corpo celeste. Le caratteristiche generali che probabilmente aiutarono i serpenti a superare questa crisi furono la capacità di immergersi in acqua e di cacciare nell'oscurità. L'estinzione di circa tre quarti delle specie viventi segnò l'inizio di un periodo importantissimo della storia della vita sulla Terra, il Cenozoico, che continua ancora oggi. Se prima dell'estinzione la loro dieta era principalmente a base di invertebrati, in particolare di insetti, nel Paleocene moltissime specie cambiarono improvvisamente dieta in risposta all'abbondanza di prede più grandi, rappresentate da vertebrati. Un esponente estinto di questi cacciatori di grosse prede è il famoso Titanoboa, un genere di boide che visse circa 60 milioni di anni fa in Colombia. Poteva misurare dai 12 ai 14 metri di lunghezza e pesare più di una tonnellata,
dimensioni che di fatto lo rendono il serpente più grande mai scoperto. Con le sue enormi spire e la sua bocca gigantesca, Titanoboa avrebbe potuto uccidere e divorare anche i grossi coccodrilli dell'epoca. Nel resto del Cenozoico, la deriva dei continenti e il cambiamento del clima diedero ai serpenti nuove opportunità di diversificarsi. L'inaridimento delle terre emerse causò la riduzione degli ambienti di foresta, che lasciarono il posto a grandi spazi aperti dominati da piante erbacee. Nei periodi successivi si ebbe la diffusione di vari gruppi di serpenti specializzati nel nutrirsi di mammiferi. Questa radiazione di predatori andò di pari passo con quella dei roditori, cioè delle loro prede. I denti di questi serpenti si trasformarono in aghi ipodermici naturali, le zanne velenifere. Ma non sempre gli adattamenti che coinvolgono questa formidabile arma sono a carattere offensivo. I famosi cobra sputatori, ad esempio, sono in grado di proiettare il proprio veleno fino a 2,5 metri di distanza, puntando agli occhi dell'aggressore con letale precisione. All'interno della famiglia degli elapidi, quella dei cobra, la capacità di spruzzare il veleno a metri di distanza si è evoluta indipendentemente per ben 3 volte. I serpenti sono animali davvero straordinari. Nel corso della loro storia evolutiva hanno occupato innumerevoli nicchie ecologiche e sviluppato adattamenti estremi. Nonostante questo successo evolutivo, oggi molte specie sono minacciate e rischiano di estinguersi per sempre. La causa, come al solito, è una specie di mammifero chiamata Homo sapiens, uno degli ultimi eredi di una radiazione adattativa che ebbe luogo all'inizio dell'attuale era cenozoica, conosciuta anche come l'era dei mammiferi. Ma gli adattamenti e i molteplici stili di vita dei serpenti hanno radici molto più profonde, legate ad un'evoluzione che va avanti da centinaia di milioni di anni. Dovremmo trarre un'importante lezione da tutto questo. Dopotutto, visto che ancora oggi i rettili hanno un'incredibile diversità e una diffusione planetaria, forse sarebbe ora di chiamare il Cenozoico la seconda era dei rettili.